19 settembre 2023, ma sapendo in bici, si trova qui, alla strada circonfucenza, località Petonia. Allora, guardate che fa il percorso, adesso c'è la rotonda che conduce al centro di Luca del Marzo. Davanti per la rotonda, qua c'è ombra, il tratto asfaltato, bella passeggiata qua, praticamente questo tratto, passaggio sotto il ponte, consente una facile circolazione agevolata da un percorso più corto di quello prima di ripristinare il passaggio sotto il ponte. Si deve proseguire più sotto verso strada 44 e poi si proseguiva prima verso est, poi a sud, un percorso a rettangolo, più perdita di tempo. Così invece per chi proviene da Vezzano, per chi va a Vezzano, per quelli che lavorano qui verso strada 44, specialmente i terreni qui più sotto, sono molto agevolati. E soprattutto, in poche parole, qui il traffico passa in qualsiasi ora, specialmente il periodo della lavorazione terrena. Adesso, per adesso, stanno a raccogliere le patate, le prime patate, perché quest'anno la semina è stata ritardata a causa del maltempo. Poi, la campagna agricola ancora deve entrare a pieno ritmo, porta 40 giorni di ritardo, ad un bellissimo percorso. Questa strada è stata asfaltata circa 27 anni fa, sì. Strada facendo, ammiriamo il Monte Penna, area archeologica delle città in Gigia. Là ci sono le mura poligonali del terzo, quarto secolo avanti Cristo. Abbiamo proseguito al momento che mi ci trovo. Qua non morì qui niente. Per tutta Luca ha cambiato il clima. Prima è che stava pieno da morì qui. Sì, qui ci sono molti rovi. Anche se hanno fatto la decespugliazione qui, perché prima di ripristinare il transito sotto il ponte qui dietro, che ricollega questa strada, i rovi sporgevano qui sulla strada. Chiaramente, se sono stati defogliati, poche morigue, poche more, ma anche l'altra fratta, comunque sia, la stagione delle more non è più come prima.